Console dei maestri del lavoro di Novara VCO, Ubaldo Uberti, qui in Valformazza. Cosa rappresenta per i maestri del lavoro questa giornata? È una giornata, devo dire, molto simbolica, perché avevamo l'idea appunto di dare un segno come maestri del lavoro a lavoratori che nella zona si sono distinti. E quindi, pensando anche ai lavoratori che hanno poi costruito le varie dighe, che sono sicuramente qualcosa di importante per la vallata, e allora abbiamo pensato di unire appunto il fatto ludico e piacevole, sociale del raduno dei maestri del lavoro con qualcosa che invece sia appunto più simbolico e dia onore a chi come noi ha rappresentato qualcosa nel mondo del lavoro. Vuoi raccontarci un po' della vostra associazione, quindi? Sì, beh, noi parlo in questo momento dei maestri del lavoro di Novara VCO perché siamo il consolato di Novara VCO, e però posso parlare a nome anche dei maestri del lavoro in generale, tanto più che adesso sono anche mio malgrado console del piemontese dei maestri del lavoro. Come mestre del lavoro, beh, siamo sicuramente, posso dire, i rappresentanti forse più importanti del mondo del lavoro, e non siamo gli unici come lavoratori dipendenti. E come, cioè, ho anche accennato sotto quando abbiamo scoperto la targa, dobbiamo distinguerci per persone che hanno avuto una notevole esperienza nel mondo del lavoro, integrità morale, che sono riusciti anche a trasmettere questa loro esperienza e quelle conoscenze anche alle nuove generazioni. Questo è un pochettino il nostro mandato. Bene, ecco, e oggi è presente anche l'unico maestro del lavoro del VCO di Sì, di quest'anno. quest'anno sì. Quest'anno finalmente ne abbiamo avuto uno, dopo che abbiamo a lungo cercato e insistito di averne anche altri, perché ne abbiamo avuti parecchi. Perché 13 tra Novara e VCO, però solo uno del VCO, è questo che è un po' il rammarico, ecco.